Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la nona puntata del server free. Dopo appunto le vacanze di Pasqua, spero appunto anche le abbiate passate bene, avete mangiato tanto cioccolato e eccetera eccetera. Oggi andremo un po', diciamo, a vedere cosa è stato fatto durante queste vacanze, dato che appunto ero via, quindi non potevo, diciamo, venire a controllare il server o comunque fare video. Spero anche vi sia piaciuto il regalo di Pasqua. Sono state quelle due puntate della serie, uscita una a 5 minuti dall'altra, a distanza dall'altra. E bene, appunto adesso andiamo a fare così, diciamo, un check up di quello che è stato fatto, una rivisitatina. Come vedete anche i soldi sono veramente tanti, quindi anche bravi operai. Beh, d'altronde è aperto tutto il giorno e tante volte anche la notte. È capitato anche che il server si chiudeva, ma erano, tra virgolette, così errori un po' del server, forse che andava, come dire, in protezione per evitare errori vari eccetera eccetera. Comunque adesso andiamo a vedere un attimo come è stato fatto. In teoria c'è una trebbia, quella originale, da vendere, dato che non viene usata. Qui praticamente c'erano l'Europa, perché stavano, diciamo, i campi praticamente erano pronti, quindi stavano partendo. Poi non so si vede, si sono fermati. Qui invece siamo praticamente dove ci sono le pecore eccetera eccetera. Vedete, hanno, vabbè, grazie all'erba, che veramente ce n'è tanto, c'è tutto il campo 18 più il 12. E ecco qua, barbabietola zucchero, grandissima richiesta. Andiamo a vedere, 1007. Beh sì, dai, si potrebbe anche. Sì. Perché mi sembra c'era stata lo stesso un'altra offerta abbastanza grande. Barbabietola zucchero, sì, ce ne sono, non tantissime, ma diciamo ce ne sono. Colza l'abbiamo recuperata dalla scorsa volta. E niente, appunto, adesso sono state comprate altre pecore. Adesso vediamo a quanto siamo, perché man mano, dicevo, ogni tanto dicevo, beh, prendi altre 50 pecore, prendi altre cose. E ecco, siamo a 300 pecore, 200 mucche e 200 galline, quindi ormai siamo quasi al completo. Poi per i maiali e beef aspettare un attimo, capire anche bene cosa gli serve. E bene, possiamo dire che, allora, innanzitutto vendere qua le cose. Allora, vendi per 189.000, ma certamente cosa mi domandi tu? Vedi, ok, e queste due sono andate via. Poi visto che siamo qua e comunque ne servono, insomma, servono ancora campi, volevo andare a prendere il campo numero 13. Vedi, anche qua, beh, adesso potrebbe arrivare sinceramente anche l'altra roba, ma vabbè, se adesso sono andati a prenderla, si staranno organizzando loro. Io sono appena entrato, vedete, laga a bestia proprio, perché cioè ping 60, prima era 42, faceva lo stesso, quindi non è che cambi chissà che cosa. Ma veramente strano, sarà che ho appena rimesso in moto il PC e tutto quanto, può essere che si stia scaricando qualche aggiornamento, qualche puttanata che mi fa perdere, diciamo, così tanto. Comunque speriamo di no. Allora andiamo a prendere anche quest'altro campo, poi appunto da seminare anche questo, così fanno le cose con calma, tanto le cose non appassiscono. Soldi ne abbiamo finché vogliamo, senza farsi lato, tenete conto che non abbiamo ancora preso niente. Compra, sì, Fended purtroppo niente da fare, perché col fatto che la gente dopo mai si dimentica di scendere, uno non riesce a entrare, ci sono troppi errori. Vorrei azzardarmi a prendere il 939, sperando che non faccia gli stessi errori. Altri, quindi adesso lo vado a prendere, se vedo che va bene, buona, lo lasciamo. Se comincia a rompere le scatole, sapete che magari se faccio un video non lo vedete, è perché appunto è stato venduto, perché creava problemi. Bene,
Tanto vedete ci sono tutti i campi seminati, adesso stanno crescendo questi qui, questo metà, questi due praticamente c'è l'erba, anche questo qua era quello che avevamo visto prima, adesso è stato preso anche il 13 e mi chiedono la pronto 26 per far presto e vorrei anche prenderla, però pure che faccia errori, cioè nel senso ragazzi bisogna stare attenti perché presto si fa a far casini e roba varia. Madonna che lag, Dio mamma. Sì sì, lag è uguale. Cioè sì che la connessione è libera, è pulita, non c'è niente che rompe le balle, il lag è lo stesso. Volevo vendere anche il Deutz, questo qua più piccolino, non questo che sono montato io, ma quell'altro, e prendere eventualmente un altro John Deere, magari col sollevatore anche davanti, così da magari da fare qualcos'altro. Ecco, hanno usato anche le serre, visto che avevano il solido manure, tra l'altro, molto bene. A proposito di moto posizionabili, volevo andare a posizionare un altro apiario. Fatemi un posto che non rompa. C'è piazza qua, perfetto. Aspetta perché... così diciamo da guadagnare un po' di soldi facendo praticamente niente, perché questi sostanzialmente vi danno soldi stando fermi qua così. Come vedete serve sempre un po' in ritardo, ma perché appunto è il server. Eccoci qua, tanto qua non triga nessuno e siamo a posto. Visto che soldi ne abbiamo tanti, direi di prendere anche un po' i pannelli solari, un po' di fotovoltaico, siamo innovativi. Qua c'è la collinetta, qua così. Questi ragazzi vi dico già non si girano. Quindi zacchete. Supposizione mia, no. Facciamo tutta la collina qua così, tutta la bella collinetta dei pannelli solari, veramente. Che ci fruttano, adesso non mi ricordo esattamente, comunque ve lo lascerò scritto diciamo in descrizione esattamente quanto fruttano, ovviamente al giorno. Aspetta che c'è che altro qua da mettere, anche se tocca per terra, ma è pure. Ehi là, dove andiamo? Visto che siamo molto green noi, siamo innovativi, tanto vale andare a fare un po' cadere energia per la nostra azienda, per i nostri fari, per illuminare diciamo il nostro cortile. Peccato che non si possono mettere sopra i cosi però. Altro posto dove posso mettere pannelli solari, fammi un po' vedere. Qua. Ma qua potrebbe intrigare. Qua così 1, 2, no, anche qua intriga. Anche qua. Anche qua intriga. Qua no, non intriga nessun libro. Ah. Sì, c'è il solito ritardo. Zacchete. Eccola. Poi ragazzi, per la decima puntata preparatevi, perché appunto ci saranno diciamo, ci sarà l'acquisto della Madonna che grande rispetto ai pannelli solari, ci sarà l'acquisto appunto della Jaguar e di tutto quello che serve appunto per anche per il silato, e piazzo qua 2-3 giusto per anche
qua vi sia ferrovia, passa il treno, arriva aria, fa skate. Dopo una qua vicino al mulinetto, visto che se l'hanno piazzato qua vuol dire che c'è aria. Poi andiamo un po' più verso casa, una qua in mezzo al cortile e una qua così. Bene, fatti questi acquisti, direi che siamo già messi un po' meglio. Un po' meglio, sì, vabbè. Vorrei rischiare appunto a prendere questo qua, e rischio e lo prendo. Visto che ne abbiamo venduto uno, almeno diciamo sia sostituito da un altro. Qui abbiamo, per il resto funziona sempre tutto. Qua abbiamo le nostre mucche, il nostro Kun, che veramente da quanto mi ha detto qualcuno non sarebbe proprio chissà quale marca. Sei già montato in cima, vuoi comprare al mango? Perché qua tra ritardi e resto non voglio neanche guardare se sei da bassi scale, perché non vorrei mai che facesse qualche errore magari a uscire prima. No, speriamo bene. Zacchete. Speriamo bene, ragazzi, perché non so, sempre un po' ho sempre dubbi, diciamo, sul da farsi delle mode qua così, che veramente poi c'è sempre sta patch di mezzo che non si sa se magari in metà è colpa della patch, o perché anche questo, cioè, causare problemi con mezzi originali solo la pace può essere. Bene, adesso torniamo a casa e vediamo un attimo cosa c'è da fare. Casomai andiamo a vendere magari qualcosina e eccetera eccetera. Bene, allora ragazzi, vabbè, a parte il lag, ho fatto anche il test dei Fenet, del fatto che uno entrava e usciva, e tutto bene. Prima avete visto, ho fatto compra, hanno scalato il prezzo ma non me l'hanno messo, nel senso che ero io che non lo vedevo, gli altri lo vedevano. Quindi prima di adesso ce ne siamo ritrovati con due Fendet, e visto che sono belli ce li teniamo, e così abbiamo un trattore in più e uno sostitutivo al Deus. Ora voglio vendere la seminatrice, questa qua piccolina, che tanto non ci serve più, dato che abbiamo le due belle grandi che avevamo preso ancora la scorsa volta. Quindi vendiamo questa qui. Mi hanno chiesto il randazzo per trasportare la lana più facilmente, e appunto li accontento. Allora, no, sì, trattori, caricatori frontali, mititrebbie, cassoni ribaltabili. Allora, un bel randazzo grosso, così si vede colori forti. Poi volevo prendere anche il semi trailer qua della CAT, eventualmente adesso, perché no, potremmo prendere già magari il camion, però dopo dentro in trincea fanno fatica, quindi volevo meglio andare con, dove so io di andare sui camion, meglio andare con magari una cosa, un Siga duo praticamente, che l'attacco per i rimorchi, voglio andare via con uno di quelli e eventualmente poi prenderne casomai quando sarà il momento, per andare a prendere proprio il trattore stradale così nominato, però intanto diciamo prendiamo questo qui e dopo con qualche acrobazia tra i lag diciamo faremo in modo di metterlo su. Intanto portiamo il randazzo, praticamente per caricare i bancaletti dovete abbassare le staffe, caricarli, chiudere le staffe e poi bloccarli, perché altrimenti se lasciate le pedane su non ve li blocca, almeno io avevo provato la scorsa volta così, ancora nella vecchia serie, mi avevate detto appunto che come vi avevo fatto vedere non si bloccava nelle scorse puntate. Poi mi è stato detto che dovevo abbassare e ho fatto una prova e effettivamente si bloccavano, ma a quel punto là ormai non so se l'avevo già venduto, comunque lo utilizziamo in caso di mezzi rotti o altro. Sembrava ci fosse un tasto,
sai che non mi ricordo più. Vabbè, troverò. No, volevo abbassare il ganzo questo qua praticamente dietro, mi sembrava si muovesse, forse era un altro trattore, vabbè. Comunque il lag per ora sembra dare già un po' meglio di prima, però un po' così così. Io c'ho l'acqua, così ce l'avevo per ben, e voilà. Lo portiamo qui così, intanto vedete il mucchio, ecco, tutto tenuto abbastanza sotto controllo, fortunatamente. Come non detto prima, non vi era più lag. Adesso, perché sto carro non rompa i zebedei, tanto vale metterlo, mettiamo a fianco a trincea. Hanno iniziato con le serre, come vedete, che anche queste fruttano, diciamo, al giorno top soldi. Peccato, peccato per il lag, peccato ovviamente, è strano, non aspettavo che lagasse così. Sarà un po' il server adesso, casomai gli do anche una bella resettata, perché magari dopo tutto il tempo del Pasqua, così magari in gioco, magari reset fatti così ogni tanto, eccetera eccetera, ogni tanto magari sta bene. Poi ovvio, possono essere anche i soliti problemi della patch che hanno aumentato il lag. E potrebbe essere male mia connessione, anche perché è brutto tempo, eccetera eccetera, quindi insomma non è per niente favorevole. Alla pronto aspetto, perché comunque avete già due seminatrici belle grandi, quindi insomma usiamo quelle per le patate. Usate quella piccola, poi quando arriverà la pronto, diciamo, andrete via bene. Come ho visto che c'era qualcosa, era poco, stavo guardando patate, barbabietole, insilato, vabbè insilato è poco, orzo, colza, mais, 29027 29, sai, vabbè, ecco bene, facciamo il campo 13 di mais a posto, così lo portiamo un po' su e andiamo via bene. Prima sarebbe da fertilizzare, adesso prendo Bulldeer e così mi dà una mano anche, fertilizza e poi andrà eventualmente ad aiutarmi a seminare mais. Siccome con questi due microbi di seminatrici che ci ritroviamo a seminare mais mi veniva male, vadano a quel paese anche gli errori e ci prendiamo la bella pronto 26. Ci teniamo comunque le due grandi, così insomma da far veloce lo stesso, perché comunque i campi sono belli grandi. Qua dovevamo ancora portare a casa il coso, vabbè, tanto quando ci servirà ce lo prenderemo, e voilà. Lasciamo qua, guarda che bestia, Fendet 939 vario col supplemento del NOS. Vada Dio. Vendiamo, pronto 26, dove sei? Ta 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 ta. Sembrava fosse qua sotto. Ed eccoci qua finalmente. Così andiamo a seminare il nostro bel mais. C'è la porta che vento freddo. Ecco, dopo d'ore. Bene, direi che anche per questo nona puntata è tutto. Adesso con la pronto 26 faremo presto a seminare mais e indovinate un po' diciamo cosa verrà fatto poi con questo campo seminato di questo frutto qui. E vi lascio solo immaginare, decima puntata, poi potrebbe scamparsi anche il dialetto sebbene sia server free, quindi all'occhio. E bene, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!